Cantiamo dal libretto rosa il numero 23, Tota Pulcra Est Maria. Oggi è la festa della vittoria del bene sul male. La figura di Maria è al centro del progetto di Dio per la salvezza dell'uomo. Come Maria, anche noi facciamo parte del disegno dell'amore di Dio, che porta alla santità. Maria Immacolata, col suo Fiat, ha dato esecuzione al progetto, mentre noi, sulla scia della sua fede, siamo tuttora in cammino su questa strada. Signore, che hai scelto Maria come strumento per l'opera della redenzione, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che non hai disdegnato di farti uomo nel seno della Vergine, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che hai benedetto in umiltà dell'Ancella di Nazareth, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen.
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria in eccelsis Deo, e in te la pace dominibus, che tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in eccelsis Deo, e in terra pace hominibus, della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio e in previsione della morte di lui l'hai preservato da ogni macchia di peccato, concede anche a noi per sua intercessione di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel sì di Maria, la piena di grazia, si compie la volontà di Dio. Ella, già educata alla parola e all'intimo colloquio con Dio nella preghiera, non oppone resistenza al misterioso annuncio dell'angelo, che le rivela l'impronta dello Spirito che agisce su di lei. La sua profonda fede, che sovrasta ogni umana perplessità, la induce a dire sì e ci insegna a seguire il suo esempio. Dal libro della Genesi. Dopo che Adamo ebbe mangiato dall'albero, il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Perché tu hai fatto questo? Sii tu maledetto. Perché tu hai fatto questo? Sii tu maledetto. Più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe
e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiederai il calcagno. L'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Grazie. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. E questo a lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di Colui perché noi fossimo a lode della Sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Parola di Dio. Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a
a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Senza peccato, concepita senza peccato, per volontà di Dio,
santificata prima ancora che nascesse nella volontà di Dio, perché doveva essere poi la madre di colui che era il Redentore dell'umanità. Ecco, allora per pregare questa festa è qualcosa che tutti quanti noi sentiamo con tanta gioia. Poi un altro pensiero personale mio, un'altra cosa mia, proprio nel giorno dell'Immacolata di tanti e tanti e tanti anni fa, a Sorrento, nella cappella dell'Immacolata, ricevette per la prima volta l'abito talare, indossato per la prima volta il giorno dell'Immacolata. Quindi fu qualcosa, diciamo, che mi porta veramente a sentire questo grande affetto per la Madonna. E naturalmente questa festa è qualcosa che ci ricorda il Santo Vangelo, che ci invita a guardare con generosità, con amore e con sincerità la parola di Dio. Quando l'angelo si presenta a lei, non la chiama per nome, ma il titolo che le dà è la grandezza di Maria. Ave, piena di grazia. La grazia è la vita. Tu sei nella pienezza della vita, perché Dio ti ha dato questa pienezza. Quindi non un nome, ma la sua missione, il suo compito, la sua dignità. E la risposta di Maria, eccomi, una parola importantissima ed essenziale, eccomi. Ha chiesto informazione come sarebbe avvenuta l'incarnazione del Verbo Eterno di Dio, ma poi immediatamente ha risposto eccomi. A differenza della prima lettura, quando Adamo si è nascosto, quando Dio lo chiamava, quando Adamo, possiamo dire in certo senso, ha accusato Dio di avergli dato una compagna qual era Eva, Maria non ha guardato a niente, ha detto eccomi. E nella Chiesa c'è stata sempre questa grande, grandissima devozione alla Vergine Immacolata. Però dobbiamo arrivare al 1854, l'8 di dicembre, quando il Papa del Tempo, Pio IX, proclamò e definì l'Immacolato Concepimento di Maria. Sono queste le testuali parole. Crediamo e definiamo che la Beatissima Vergine, nel primo istante del suo concepimento, fu per singolare grazia e privilegio concesso da Dio Onnipotente prima di tutti i sensi e previsioni dei meriti di Cristo Gesù, Salvatore del mondo e del genere umano, fu preservata da ogni macchia di peccato originale. Così si esprimeva il Papa. E la storia dice che in quel momento un raggio di luce partiva dalla finestra della chiesa del Basilico di San Pietro e andava a illuminare il Papa dopo aver detto queste parole. Cosa bella! Noi crediamo e siamo convinti di questa definizione, però quando poi è stata addirittura resa pubblica, resa ufficiale dalla Chiesa, noi crediamo ancora di più. Però c'è qualcosa che io ho preso degli appunti per poter dire a voi come ricordo. Ricordo che in quell'anno, per merito del comitato di cui è presente anche qualcuno qui in mezzo a noi, fece quell'opuscoletto così bello che spiega un po' tutto il programma, tutto lo svolgimento. Sarebbe bello se si potesse riprendere quello, aggiungendo forse qualcosa in più di quelli che poi attraverso gli anni è stato fatto. Sarebbe meglio il bello, ma purtroppo oggi noi non ce l'abbiamo. Io me l'ha dato il parroco, me l'ha dato in prestito, però io, furbamente, scusate l'espressione, me ne sono fatta una fotocopia in modo da poterla tenere per me. E allora, che cosa è avvenuto? Avvenuto che
Dopo l'apparizione di Lourdes, la devozione alla Madonna fu grande, anche a Capri, fino a definire un rapporto tra Capri e Lourdes come Capri, la Lourdes di Italia, perché c'è stata grande devozione. Capri, come possiamo definire, ripeto, l'isola dell'Immacolata, e ciò che sto per dirvi, ripeto, l'ho attinto da questo libretto. A Capri, per celebrare il centenario dell'apparizione della Madonna, ci fu un movimento straordinariamente grande. Il clero, le religiose, i fedeli, uomini e donne, i bambini, i ragazzi, un movimento straordinariamente bello. Tutti parteciparono a degli avvenimenti importanti. Io me ne leggo soltanto qualcuno. La prima cosa da ricordare è la posa della statua dell'Immacolata sulla facciata della chiesa del Santissimo Salvatore, a Santa Teresa, a ricordo del centenario, quando si celebrò dal 21 settembre al 5 ottobre del 1958 tutta una serie di manifestazioni. Furono fatti dei lavori di riparazione di tale chiesa. La celebrazione del centenario portò a far sì che quella chiesa riprendesse il suo valore e la sua importanza. Però era piccola, la folla, i fedeli erano talmente grandi e talmente numerosi che non si poteva celebrare là, ed ecco la chiesa parrocchiale, l'ex cattedrale, qui di Santo Stefano, che serve appunto per queste celebrazioni, questi incontri con i padri missionari. E poi, cosa bella, i vari pellegrinaggi nei vari luoghi dell'isola. E quei luoghi più belli, quei luoghi in cui maggiormente si nota la bellezza della nostra isola, c'è la Madonna, l'immagine della Madonna. Pellegrinaggio a Tiberio, con una fiaccolata. È una statua dell'Immacolata che guarda il Golfo di Napoli, il Golfo di Salerno, e quindi da là sopra, possiamo dire, lei come mamma guida e protegge coloro che si rivolgono a lei. E in ogni pellegrinaggio poi la recita del Santo Rosario, perché la devozione più bella, la Madonna assieme a Santa Bernadetta ha recitato i rosari. E i padri missionari, anche loro veramente pieni di amore, perché erano oblati di Maria Immacolata, ricordo padre Contiguglio, Carmelo Contiguglio, forse la persona un po' più anziana, non posso ricordare, perché tante altre volte poi abbandonò la nostra isola per vari corsi, eccetera, ebbe a dire delle cose belle. Quando egli, parlando appunto della luce passando, io ho notato sempre delle persone che da Capri venivano da una Capri là, su quella grotta, per la recita del Santo Rosario. Un pensiero particolare, senz'altro, io devo fare ad Unitalis, questa associazione che è nata qui a Capri, un'associazione che è così benemerita, di cui faccio parte come assistente, che in accordo con le tre parrocchie organizza appunto il pellegrinaggio nel giorno della giornata del malato e dell'apparizione della Madonna, e qualche volta anche durante il mese di maggio. E poi ancora pensiamo a quante cose belle che noi possiamo operare con la nostra fede, con la nostra devozione. Ora io concludo, stiamo qui per gioire, per fare festa, per onorare Maria, ma non fermiamoci soltanto alle parole, facciamo qualcosa di più. Imitiamo la Madonna nell'obbedienza alla legge di Dio, nell'amore verso i fratelli, specialmente i più bisognosi, i più poveri, specialmente coloro che in un certo senso sono lontani da Dio. Avviciniamo tutti,
facciamoci apostoli, facciamoci missionari, missionari di Gesù e di Maria. Facciamo in modo che oggi noi veniamo Maria nelle figure, nelle immagini, un giorno, con l'aiuto di Dio e come merito del nostro lavoro spirituale, possiamo certamente goderne poi la visione nel regno di Dio. È la preghiera e l'augurio che io rivolgo a voi e che naturalmente rivolgo anche per me, perché anche noi sacerdoti abbiamo bisogno di tutto questo. Bello l'espressione del Papa quando si dice: per favore non dimenticate di pregare per me. E tutti noi abbiamo bisogno di aiutarci scambievolmente. Gioia a voi, specialmente di Capri, forza e coraggio per testimoniare davanti al mondo, perché noi siamo anche, guardando al mondo intero, la nostra fede, il nostro amore a Maria. Credo in un solo Dio, preghiamo insieme e diciamo: per Maria Immacolata ascoltaci. Per Maria Immacolata ascoltaci. Maria, tu che hai vinto il male con il tuo sì, fa che la Chiesa dia voce al bene con esempi di persone che testimonino concretamente la parola, vivendola con generosità e amore verso il prossimo. Preghiamo. Per Maria Immacolata ascoltaci. Maria, dona a tutti noi la tua capacità di riservare un tempo alla meditazione della parola nel silenzio del cuore, per agire secondo il bene, come piace a Gesù. Preghiamo. Per Maria Immacolata, ascoltaci. Maria, fa che i giovani, nelle loro azioni di carità, colgano l'ampio respiro del cuore amorevole del tuo figlio Gesù e lo custodiscano come motore per la propria vita. Preghiamo. Per Maria Immacolata. Maria, dona alle donne che non hanno avuto la gioia di procreare la capacità di generare la vita in altra forma, nella carità e nella disponibilità di servizio verso il prossimo. Preghiamo. Per Maria Immacolata, ascoltaci. Maria, dona alla nostra comunità la forza della tua fede, come luce di un faro che la conduca in gioiosa armonia per le strade del Signore. Preghiamo.
In questa celebrazione preghiamo perché la devozione a Maria ci aiuti a maturare una vita cristiana degna della maternità di Maria e grata soprattutto al Signore. Preghiamo. Per Maria e la Madonna, per tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore, invocando soprattutto la misericordia del Signore per le anime dei punti, perché raggiungono la felicità eterna nel regno di Dio, preghiamo. Per Maria e la Madonna, o Padre, accogli le preghiere dei tuoi figli che camminano sulle orme di Maria in comunione con tutti coloro che ci aiutano ad accogliere il tuo figlio che viene, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Canto numero 91. Ecco quanto è bello. Pregando per il Signore perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva il grado questo sacrificio, allora che lo va nel suo nome, e il mio nostro della sua santa chiesa. Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. E come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché piena di grazia diventasse degna madre del tuo Figlio. In lei hai segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il Figlio, agnello innocente che toglie le nostre colpe. E tu, sopra un'altra creatura, la predestinavi per il tuo popolo, avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti al cuore degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci da quel parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidate dallo Spirito di Gesù e illuminato dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, perché vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di fraternità e di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Amen.
Canto numero 262, Sentinella.
mentre si completa la distribuzione delle candele flambeau che accenderemo subito. Adesso faremo così. Vi leggo su questo foglietto che vi è stato distribuito le tappe che dobbiamo ricordare per ricordare la nostra storia di fede. Nel 1874, 20 anni dopo la proclamazione del dogma, il parroco Don Roberto Canale istituì la Congregazione dei Lurigini, che pose sotto la protezione di Nostra Signora di Lourdes e ne diffuse il culto in tutta l'isola. Estinti, non ci sono più. Inoltre propose di installare una statua nella grotta sita sulla via provinciale di Anacapri, copia di quella che si venera nella grotta di Massapieri. Tale desiderio fu realizzato dal parroco Don Giuseppe De Nardis e nel 1892 l'attuale effigie della Madonna fu solennemente benedetta dall'arcivescovo Giuseppe Giustiniani, arcivescovo di Sorrento. Nel 1958, in occasione del centenario dell'apparizione della Madonna, gli autisti dell'isola furono posti sotto la sua materna protezione. Come vedete, stiamo parlando di qualcosa che c'è stato, perché qualcheduno in mezzo a voi ha detto pure: ma che sono queste cose? Mica abbiamo fatto qualcosa 60 anni fa. Forse qualcuno non era ancora nato, perciò non lo sa. Nel 1891 l'arcidiacono Pietro Ferraro fornì alla chiesa del Santissimo Salvatore di una statua della Madonna con Santa Bernadette che prega i suoi piedi. Ed è questa che noi abbiamo voluto riportare proprio per quello dei 60 anni fa. Nel 50° anniversario delle apparizioni mariane di Lourdes, il parroco Don Giuseppe pose sulla grotta azzurra nel 1908, come ci ha ricordato anche Don Salvatore, un'altra statua a protezione dei marinai e della gente di mare. Nel 1910 il conte di Caserta donò una statua della Madonna di Lourdes in ghisa che fu collocata sulla sommità del Monte Tiberio. Poi sapete le vicende, fulmine, eccetera. Ma la Madonna sta sempre là. Adesso ci mettiamo in piedi, Don Salvatore chiude con la preghiera della Chiesa e poi pronunzia a nome nostro la preghiera di consacrazione. Possiamo accendere le candele in mano a tutti. A proposito della candela che tenete in mano, la potete portare a casa, vi servirà per pregare in qualche altro momento. Se proprio dovete gettarla per la strada, poiché non facciamo la differenziata con le candele, lasciatela in chiesa e non vi preoccupate. Se la portate a casa, tranquilli e pacifici. Se la dovete gettare per strada, no. Facciamo questa operazione in silenzio. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa per cui singolare privilegio hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione, per Cristo nostro Signore. Ecco, ci rivolgiamo adesso alla Vergine Santissima con la candela accesa, cosa che abitualmente avviene a Lourdes. Questa candela che è simbolo di fede, che deve illuminare la nostra mente e il nostro cuore
e che quella candela ci può ricordare anche il nostro battesimo, quando abbiamo ricevuto appunto questo simbolo, che poi abbiamo rinnovato nella cresima e che in tante circostanze quella piccola luce può essere per noi appunto la gioia di essere credenti, di essere cristiani. Ci rivolgiamo adesso alla Vergine Maria con questa bellissima preghiera. O Vergine Immacolata, Madre di Gesù e Madre nostra, il nostro cuore è pieno di gioia mentre ci rallegriamo con te. Benedetta e prediletta dal Padre che sei stata scelta tra tutte le donne per generare al mondo l'autore della vita. In questo giorno a te consacrato dalla fede della Chiesa, come figli ci stringiamo intorno a te per aprirti il nostro cuore che hanno sempre fatto i nostri padri e per affidarti i nostri pensieri, le nostre preghiere, la nostra vita, le nostre famiglie, la nostra isola di Capri, i nostri giovani. Ti confidiamo le nostre pene, consolaci. Ti confidiamo le nostre speranze, rispondici. Ti confidiamo i nostri desideri, esaudiscici. Tu hai potenza d'amore sul cuore del Figlio. Aiutaci a cambiare con il suo perdono l'acqua della nostra tiepida fede nel vino buono di una vita vissuta nella gioia del Vangelo. Alla tua scuola anche noi sentiamo la nostalgia della santità. Ti chiediamo, aiutaci con la tua preghiera a diventare santi come desidera il Padre e per cui Gesù è morto sulla croce. Sorreggi i genitori nella guida dei figli, sostieni l'opera dei tuoi ministri, del Papa, dei Vescovi, dei sacerdoti, dei consacrati, dei missionari, dei catechisti. Comporta la saggezza degli educatori, illumina i governanti della nostra isola. Quest'isola oggi vogliamo consacrare a te. Benedicila, sostiene l'audacia degli imprenditori, sii forza per tutti i lavoratori, fa che i turisti che ci visitano ogni giorno possano gustare nel nostro amore l'amore che noi nutriamo per te, nell'abbraccio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta il mio Salvatore. Come avevo
Abramo e alla sua discendenza per sempre. Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato da vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi sostenga sempre per l'interessamento e intercessione della Madre Maria, Vergine Madre, e che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato il mondo al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, concede il Signore la santità del corpo e dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
e grazie. Buonanotte.